Crab. Plankton. Dammi la formula adesso. No. Oh, ok. Sì, l'ho fatto. Mr. Crab, venga a vedere. Di che si tratta, ragazzo? Ho realizzato questo. Un hot dog composto con gli scarti dei Krabby Patty. L'ho chiamato Krusty Dog. Mr. Crab. Mr. Crab. Mr. Crab? Cosa? Le interessa? Oh, sì, credo proprio che lo aggiungerò al menù. Yeah! 5 minuti dopo. Un Krusty Dog, per favore. Ecco a lei. 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 SpongeBob, ragazzo mio, i tuoi Krusty Dog hanno attirato l'attenzione di tanti nuovi clienti al Krusty Krab. E pertanto ho deciso di rimuovere i Krabby Patty dal menù e rinominare direttamente il ristorante Krusty Dog, perché così sarà perfetto. Tutto bene, ragazzo mio? Certo, sto benissimo. Ok, grande. Adesso torna subito al lavoro. Ultime notizie. I Krusty Dog vanno malissimo. Fonti certe confermano che vengono fatti con resti di pesci morti da malattie rarissime. Perciò, se volete un consiglio, non mangiate più Krusty Dog. Cari ragazzi miei, questa sarà la fine del Krusty Krab. È stata colpa mia. Cosa? Ho detto in giro tutte quelle brutte falsità sui Krusty Dog perché volevo che tutti tornassero a mangiare Krabby Patty, ma non avrei mai pensato che sarebbe andata in questo modo. Tu hai distrutto il mio business, ragazzo, perciò adesso tu dovrai morire. Squiddy, tu sapevi niente di tutto questo? No. Mi hai preso in giro per l'ultima volta, Squiddy. Perciò adesso tu dovrai morire. Santiago! Ora basta, non ne posso più di SpongeBob e di andare a sbattere con la barca e finire in ospedale ogni volta. Oggi sono intenzionata a farlo. Oggi sono intenzionata ad uccidere SpongeBob. Salve, signora Puff. Entra nella barca, SpongeBob. Cosa? Entra nella barca adesso! Ok. Dove mi sta portando, signora Puff? Signora Puff... Cosa?
Dove stiamo andando? Aspetta e vedrai. 5 minuti dopo. Capolinea. Ora scendi dalla barca. Ma dove siamo? E non dovrei mettermi al volante, signora Puff. Tu scendi dalla barca. Ok. Guarda quella medusa laggiù, SpongeBob. Sì, io adoro le meduse, signora Puff. Oh, SpongeBob, muori. Santiago! Ehi, SpongeBob, puoi lanciarmi delle ghiande? Sono affamata. Certo, Sandy. Ancora, per favore. Ecco a te. Ancora. Ok. Ancora, SpongeBob, ancora! Sandy, ma perché non le prendi da sola? Ti basta allungare il braccio, sono proprio qua sul tavolino. Perché sono più ritardata di questo albero? Non mi sembra granché come scusa. Ancora, SpongeBob, ancora! Ok, grande. Ancora! Ma non ce ne sono più, te ne sei mangiate tutte. Ho detto ancora... SpongeBob! Santiago! Arrivederci, ragazzi. Voi rimanete qui a lavorare fino a domani mattina. Buonanotte, Mr. Crab. Mr. Crab, io vorrei andare a casa mia. No! Pronto. Oh no, quello è il mitico trituratore di cazzi solitario. Santiago! Buonanotte, ragazzi miei. A più tardi, Gary. Io ora devo andare a scuola a guida. Mi raccomando, stai qui buono e bravo. Miau! Ciao, SpongeBob! Oh, ciao, Patrick! Che ne dici di venire a caccia di meduse con me? Scusami, Patrick, ma oggi c'è scuola guida, quindi non posso. Oh, ok. Verrò anch'io alla scuola guida. Yeah! Salve a tutti, io sono la signora Puff. E a quanto pare oggi qui alla scuola guida c'è un nuovo studente in classe. Coraggio ragazzo, presentati al resto della classe. Coraggio, che aspetti, dici il tuo nome. 24. Ah!
ad ogni modo direi di cominciare la lezione. Ehi, Patrick, sai cosa c'è di più divertente di 24? Cosa? Questo. Ok, che nessuno si muova adesso. Chiunque aprirà bocca sarà un pesce morto. Ok, signora Puff, direi che è il momento di darmi la mia meritatissima patente di guida prima che perda veramente la pazienza. Dopodiché faremo tutti finta che questo non sia mai successo. Nessuno parlerà con nessuno una volta fuori di qui. In questo modo vi garantisco che continuerete a vivere, chiaro? Salve a tutti, io sono il vostro nuovo compagno di classe. Santiago! Oh sì, io adoro nelle giornate innevate sedermi davanti al camino con una bella fetta di limone o altro. Nulla potrebbe rovinare questo momento di pace e serenità. Questi suoni mi fanno arrabbiare. SpongeBob, Patrick, datevi una calmata. Oggi mi voglio rilassare davanti al cammino, per favore. Ok. Palla di neve. Palla di neve. Palla di neve. Palla di neve. SpongeBob, Patrick, che vi avevo detto? Oh, ciao Squiddy, io e Patrick stiamo facendo una battaglia a palle di neve. Perché non vieni dalla mia parte? No, vieni dalla mia parte. No, io non andrò dalla parte di nessuno. La battaglia a palle di neve è una pagliacciata per bambini. Oh, ok. Ok, grande. Allora combatterò contro voi due a palle di neve. Ma, Squiddy, in questo modo dovrai farti una trincea tutta tua. Sta zitto, SpongeBob! Palla di neve! Palla di neve! Sì, ho vinto io! No. Ho vinto io. Santiago! Sì, vorrei ordinare un Krabby Patty, per favore. E là? Mi scusi, ma non ho molto tempo. Se non intende servirmi, me ne andrò altrove.
Signor Squiddy, che cosa succede? Mi sta facendo perdere i clienti. Ad ogni modo, questa è la giornata dei regali tra colleghi e il suo collega SpongeBob non ha ancora ricevuto il suo regalo. Esatto, Mr. Crab. Io lo odio. Poche storie le dia il suo regalo, signor Squiddy. Io non ne ho uno. Signor Squiddy, trovi un regalo per SpongeBob entro oggi, altrimenti è licenziato. Bene, ora torniamo al lavoro. Plankton. Cosa? Ho bisogno che mi costruisci un regalo esplosivo da dare a SpongeBob per farlo saltare in aria. Ok, Squiddy, forse posso aiutarti, ma in cambio voglio che tu mi dia la formula segreta del Krabby Patty. D'accordo, in cambio avrai quella formula. Bene, lieto di essere in affari con te, Squiddy. SpongeBob. Sì, Squiddy? Ecco il tuo regalo. Grazie, Squiddy. Fallo. Ma sei sicuro di volere una cosa del genere? Tu fallo! Allora, dov'è la formula del Krabby Patty?